Eccolo un po' con le guanciotte carine, questo smile adorabile. Prima che inizi questo video volevo dirvi che sul mio canale musicale è uscito il mio nuovo music video. Quindi per favore iscrivetevi al mio canale di musica, attivate la campanella su quel canale, anche su questo qui, così non vi perdete nessuna notifica e ditemi che cosa ne pensate della nuova canzone Another World Falls Down. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video. Oggi parleremo di chirurgia plastica, in particolare in questo nuovo video K-poposo, che se arriva a 1000 like ne farò uno seguente. Parleremo di questo ragazzo londinese che praticamente ha speso 100.000 dollari per sembrare Jimin dei BTS. Lui praticamente da quando i BTS hanno debuttato era subito diventato uno stra mega fan. Lo aveva visto proprio in questa cantanti coreani una bellezza, una perfezione a cui lui ha deciso di dedicarsi anima e corpo per poterla raggiungere. Per poterla raggiungere lui si è fatto quattro rinoplastiche, poi si è fatto non so quale operazione agli occhi e poi un botto di filler su tutta la faccia per sembrare un pochino meno spigoloso e più simile al cantante. Allora, questa è una foto di Jimin e questa è una foto sua. Non lo so, non vedo tutta questa somiglianza, anche se ci ha speso tutti questi soldi, ma penso che la chirurgia si possa spingere fino a un certo punto, perché alla fine, come fai? Cioè, proprio in partenza erano completamente diversi, perché se tu guardi com'era lui prima, questo qui, vedete, cioè, è possibile, come fai a portare questo a questo? Cioè, è proprio, non penso che sia possibile con la chirurgia, neanche se ci spendi dei miliardi. Secondo me la chirurgia ha dei limiti, quindi se vuoi usare la chirurgia, usala per migliorare delle cose che hai. Cioè, cerca di arrivare al migliore te che puoi arrivare, non cercare di stravolgerlo e diventare un altro, perché sennò è normale che il risultato può essere un po', diciamo, magari non sorprendente. Non voglio criticare lui, cioè è bello che abbia un obiettivo nella vita, eccetera, eccetera, però secondo me è un obiettivo che non lo porterà mai a essere soddisfatto, perché lui non sarà mai Jimin. Se proprio lo vuoi imitare, cioè vai a scuola di danza, vai a scuola di canto, non lo so, cioè impegnati su queste cose. Per esempio, anche la chirurgia che ti sei fatto per togliere il grasso, mi sembra sui pettorali, no? Vai in palestra, cioè è molto più efficace, il risultato sarà molto migliore e soprattutto non ci spendi niente. Tra l'altro, andando in palestra sarai anche più di buon umore, quindi cioè, ci puoi solo guadagnare se vai in palestra invece che andare a togliere con la chirurgia, che è una qualcosa comunque di naturale che fa anche male, non, cioè almeno non credo faccia bene al tuo fisico. Comunque non sto criticando chi si fa chirurgia plastica, però bisogna farla secondo me con un po' di testa, perché se tu vuoi raggiungere un qualcosa di irraggiungibile, è normale che non sarai mai soddisfatto. Questa intervista va poi a farsi un po' di chirurgia plastica, poi dice: "Oh, come sembro coreano, sono felicissimo", però vedrai che la mattina dopo si sveglierà e si sentirà proprio che ancora non ha raggiunto il suo obiettivo, perché cioè io da fuori, mentre vedevo il documentario, a parte che non ho visto nessuna differenza. Quindi non lo so, magari sono io, però tipo è andato a farsi delle iniezioni prima e dopo, lui si sentiva cambiatissimo e a vedere il documentario sembrava proprio identico. Non so se sono io che non mi intendo di chirurgia, però questa è stata quello che ho notato. Poi andava in giro anche alla gente a chiedere: "Oh, ti sembra che sembro Jimin?" Era là: "Sì, certo, a parte il make-up." No, la cosa più simile secondo me che c'ha di Jimin sono i capelli. Dai, i capelli devo dire che sono fighi. Più che altro è che comunque si può anche vedere, anche in esempi passati, quando vediamo delle persone che cercano di cambiare razza, non si sa per quale motivo, già mi sembra una cosa proprio contro natura, però non è mai venuto bene. Michael Jackson, oddio, lui dice che in realtà è stata la malattia che gli ha portato a cambiare il colore della pelle, così, però. Poi c'è stata anche quella donna, non mi ricordo di dove era, che si era fatta mettere dentro melanina o qualcosa del genere per cambiare la pelle da bianca a nera. Ma anche tutta quella gente che si va a cambiare il colore degli occhi con la chirurgia e poi dopo un paio di anni diventa cieca, cioè è stupido da fare, cioè va contro la natura. L'unico caso che ho visto di Bianco che ha cercato di cambiare razza e il risultato è stato decente è questo ragazzo brasiliano che si chiama, beh, lui si fa chiamare Xian. Che lui praticamente, vabbè, lui partiva già che era bello, e oddio, era più bello prima che dopo, secondo me, però voleva sembrare asiatico, si è fatto quell'operazione al naso per sembrare asiatico, e il risultato è credibile, oddio, sembra un po' un alieno asiatico, però, cioè, non si può dire che non è venuta bene.
Se proprio avessi dovuto fare un'operazione chirurgica per sembrare Jimin, io avrei fatto qualcosa di così agli occhi, non avrei cercato di ingrandirle ancora di più, avrei cercato di rendere la forma più simile. Questo non è un suggerimento, non andare a farti altre operazioni, ti prego, perché poi c'erano anche i suoi amici che gli dicevano: ma però adesso basta, perché sennò sembrerai troppo strano, eccetera eccetera. Lui dice: no no, ma io non ho una mania per la chirurgia, ho soltanto un grande interesse. Sì, ci crediamo tutti. Vabbè, non lo so, ditemi voi che cosa ne pensate, se secondo voi il risultato è venuto bene, se vi sembra un Jimin europeo. Lui comunque dice che non vuole diventare coreano, ma vuole diventare una bambola K-poposa. Non so cosa voglia dire, comunque. Ditemi voi che cosa ne pensate. E tra l'altro, notizia divertente per unire anche con Dragon Ball: avete visto il ragazzo che è diventato Trunks? Beh, lui è diventato Trunks, però tutto con l'allenamento e mangiare sano. Quindi dai, alla fine ci sta, anche se quei capelli viola sui cartoni sono fighi, nella realtà un po' meno. Però tanto di cappello, lui praticamente non ha preso steroidi, è soltanto andato in palestra col trainer e nutrizionista e è riuscito a raggiungere comunque questo fisico trunksessoso. Occhio, non so, sarà proprio la parola che stavo cercando. Grazie mille per essere stati con me, noi ci vediamo al prossimo video.